C'è una cosa che stasera mi va bene? A parte sto perdendo, cioè, sto perdendo a scala 40. Comunque, c'è una cosa che stasera mi va bene? Una che sia una. Allora, ho fatto un video poco fa sul discorso Malcolm. Sul discorso Malcolm, ho fatto il video un minuto fa. Me l'hanno vietato ai minori di 18 anni. Ora, non era il video della Vergine Maria, cioè, diciamocelo. Però non è che ho bestemmiato, incitato all'odio, ho solo sperato che il Barcellona uscisse contro di noi per i prossimi 10 anni, perché veramente non se ne può più. Io il video lo sto rifacendo più calmo, mi sono sfogato, mi sono incazzato, mi sono sfogato. Io ritengo Malcolm professionale quanto un niente, ragazzi, cioè non credo ci sia un... Non lo so, mi rode proprio il culo, non c'ho manco io da fare. Ma scusa, allora io dico no, ora ricominciamo. Ma tu che... Allora, la Roma ha messo sul profilo Facebook ufficiale, che anche qua, boh, ha messo sul profilo Facebook ufficiale, Malcolm è fatta. Il Bordeaux ha messo sul profilo ufficiale, Malcolm è fatta, ok? Allora mi domando, ma che cosa bisogna aspettare per vedere se è fatta? Io al Barcellona, ribadisco... Auguro per i prossimi 10 anni di uscire con noi. Io non ce la faccio più. Che sia colpa del giocatore, che per me è molto antiprofessionale. Che sia colpa del Bordeaux. Che sia colpa del Barcellona. Io spero di vedere il Barcellona per i prossimi 10 anni uscire ai gironi. Il Bordeaux non qualificasse a niente. E Malcolm marcire al Bordeaux. Non gliela faccio più, ragazzi. Allora, il Barcellona che ogni anno, puntualmente, ci rompe i coglioni a noi. Tutti gli anni. Ce n'è uno. Non c'è un anno che il Barcellona... Non ci rompa i coglioni. Gerson l'abbiamo pagato 18 milioni di euro perché loro rompevano i coglioni, perché loro volevano Gerson. E quindi Gerson prende, abbiamo preso. Però se decidessimo di venderlo, noi dobbiamo parlare con loro. Loro però hanno una percentuale sulla vendita. Loro però se vince il pallone d'oro in un futuro prendono la percentuale tipo 30 milioni di euro per il pallone d'oro. Umtiti, ragazzi, era nostro, era praticamente nostro. Andate a cercare Umtiti Roma, Umtiti era nostro, arriva il Barcellona e se lo prende. Digne, stavamo trattando per Digne. Barcellona serve un panchinaro, prende Digne a 20 milioni. Io non ce la faccio più. Non gliela faccio più. Io sono allo stremo, ragazzi. Sono allo stremo. Poi i geni che dicono, i geni, no? Quelli là proprio che non hanno niente da fare. Che l'unica cosa che fanno è commentare video di YouTube perché non c'è una vita. Perché se tu c'hai una vita, ti limiti. Non dico che non commenti se c'è una vita, dico nel senso, questi commenti non li fai perché ovviamente parli, chiacchieri. No, i geni che, così ti impari a fare il video prima dell'ufficialità. Ma se la pagina Facebook ufficiale della Roma e del Bordeaux dice che è ufficiale, a chi devo dare retta io? A chi? Io ho rifatto il video perché me l'hanno aiutato i minori di 18 anni. Mi rode il culo, ok? Mi rode il culo. A parte sta andando gran bene, era già arrivato a 1000 like, anche aiutato i minori di 18 anni. Però mi rode il culo in un modo, io non ce la faccio più. No, io non lo so, non so che dire, raga. Io non so, io vi giuro, non so che dire. Non lo so, non so che dire. Vi pare normale? Voi non rosicareste? Boh. Fanculo, va.